tempo è scaduto! Razza di troll! Asgard! Sento la morte? Bel gesto, grazie molto. Sono qui! Aiuto! UF!
succede? Guarda che fiume raffinate, assai degne di un regicidio. Come osi toccare quelle frecce sacre? Hai profanato il luogo di un martire. Fermo, straniero! Mostrami quelle frecce. Queste non sono che frecce, nulla di più. Un altro re perduto, Eivor. Smetti di infradiciarti di idromele. Cosa dirò a Jarl Halfdan ora? Ho fallito di nuovo. Farsi travolgere dalla disperazione non serve, Finnir. È ora di agire. Agire come? Possiamo attaccare quel che resta del clan di Rued, prima che colpiscano loro. Facile a dirsi. I suoi sono asserragliati nel castello di Burg, una fortezza sul mare. Sul mare? Quindi deve avere un porto. Infatti, difeso da un cancello in ferro robusto, rinforzato con puntelli di legno, molto difficile da sfondare. Il legno brucia. Vero, ma come lo raggiungiamo? Riempiamo la tua nave d'olio e la spingiamo in fiamme contro il cancello. Ci vedrebbero! Non riusciremo ad avvicinarci alle mura. Raduniamo una milizia, un'armata di contadini. Lanciamoli contro l'ingresso principale come diversivo. Sassoni disposti a morire per un mucchio di danesi? È improbabile. Può funzionare, Finnir. Se lotteranno in nome di Oswald, non avranno bisogno di altro coraggio. Ehi voi, avete saputo della sorte di Thane Oswald? Abbiamo saputo. Ha trascinato Rued all'inferno, quel diavolo danese. Rued non c'è più, ma il suo clan infesta ancora l'Anglia orientale. Vi unireste a noi per liberare il regno da quei cani? Per Oswald? Sì, qualunque cosa. Due sassoni entusiasti non fanno una milizia, ma forse c'è una possibilità. Posso andare a Elmenham a radunare gli uomini rimasti di Oswald? Ma chi altri si unirà a noi? L'intendente di Theotford, Winston, è una vecchia sanguisuga, ma darebbe la vita per la sua terra. Possiamo accamparci vicino alle rovine a nord del castello di Burg. Vieni con me, Finnir. Facciamo visita all'intendente. Oswald è morto! Oswald è morto! Viaggiamo la morte del re! Spero so... Quello che Theotford sia rimasto speranza scarseggia in questo regno. Può darsi, ma preferisco avere qualcosa a cui aggrapparmi piuttosto che andare allo sbando.
Ma il clan di Rued pagherà indisturbato per il regno. Presto il popolo dell'Anglia orientale verrà devastato come questa terra. E noi che cosa facciamo? Cavalchiamo nelle paludi sperando che un mucchio di contadini spaventati ci aiuti. E combatta per un re che tu gli hai donato, Finnegan. Ricordati. Il mio compito era trovare un re, non proteggerlo contro ogni pericolo che gli si parava davanti. Oswald non era stato incoronato e non si era sposato. Mi sembra tu abbia ancora da fare. Certo, certo, lo so. Non occorre che mi ricordi il mio fallimento. Guardati le spalle. Potrebbero essere ancora vicini. Leotford è più avanti. Fumo e cenere. Gli uomini di Rued sono stati qui. Hai un bel coraggio a venire qui quando la tua gente ci ha fatto questo. Il clan di Rued è tuo nemico, non io. Io vengo per conto di Oswald di Elmenham. Sei comunque danese. Ed è a causa tua che Oswald è morto e il regno è precipitato nel caos. Oswald è morto per difendere l'Anglia orientale, per difendere te. Non farai altrettanto. Cosa? Morire per una causa persa? Ho già i miei problemi. L'Anglia orientale cadrà se non sconfiggeremo il clan di Rued. Combatti insieme a me, per Oswald e la tua gente. Bel discorso, ma gli uomini di Teatford hanno già le loro battaglie. Vi occorre un'ascia in più. Io sono qui. C'è un villaggio a est, Kingsbury. Gli uomini di Rued l'hanno preso 2 settimane fa. Non avrò pace finché non tornerà nostro. Risparmia le forze. Io e i miei razziatori prenderemo il villaggio. Tu potrai unirti a noi nella battaglia a venire. Offerta audace. Se manterrai la promessa, le lance di Teltford saranno tue. Riferirò la notizia al nostro avamposto, Eivor. Raggiungici quando potrai. Ci vediamo là. Nella chiesa di Kingsbury, in cima alla torre, c'è un corno. Se avrai successo, suonalo e saprò che avrai mantenuto la parola. È tutto perduto, Eivor. Tutto quanto. Calma, amico mio, ricordo. Ehi tu, danese! Una parola, se possibile. Hai visto la mamma? Oh, tesoro, la tua mamma. Dove hai visto l'ultima? Vabbè. Chiamavate me? Ti abbiamo sentito parlare con l'intendente. Vogliamo unirci a te. Dobbiamo molto a Oswald e alla sua bontà. Ne sono lieto. Andate alle rovine a nord del castello di Burg. L'armata si raduna lì. L'hai vista l'ultima volta? Prima che arrivassero i cattivi. Ha detto aspettami, ma non torna più. Tornerà, piccolino. Ne sono sicura. Se lo dici tu. Sala che ora sorge a porta. Silenzio. Eivor, è un avamposto militare. Facciateli tutti. Siamo vichinghi.
Del re, uomini di rue dovunque. Vieni qui! Scherza non guasta! Segnalare la vittoria.
L'intendente viene a darmi manforte. Speriamo mantenga la parola. Il corno! Era così tanto tempo! Ho mantenuto la mia parola. Spero che tu onorerai la tua. Manterrò la promessa. Theotford si unirà a te nella battaglia contro il clan di Rued. Col tuo aiuto, forse salveremo l'Anglia orientale. In passato quel corno serviva a radunare le milizie da tutta la regione. Forse altri avranno risposto alla sua chiamata. Bene. Chiunque tu riesca a trovare. La dunata è alle rovine a nord del castello di Burg. Posso vedere la merce? Hai un gran bell'aspetto. Devo andare, alla prossima. Ti auguro buona fortuna. Thank you.
vola su queste. Dei fratelli, riunita e pronta. Il corno suonava da Helmenham. Valdis deve averli raggiunti. Stanno arrivando uomini da tutta l'Anglia orientale e le nostre navi sono pronte. L'intendente di Theotford è con noi. I suoi stanno arrivando. Molti di più. Il corno di riposo del re ha richiamato uomini da tutto il regno. Avremo l'armata che ci serve. Sembra che il sogno di Oswald si sia avverato. Sassoni e danesi uniti per la stessa causa. Peccato lui non sia qui a vederlo. Presto le forze saranno pronte. Sei pronto a dare il via all'assalto? Lo sono. L'obiettivo è il castello di Burg. Dicono che sia impenetrabile. Bene. Che si tengano strette le loro false convinzioni. Col favore della notte, Valdis guiderà l'armata al portone principale. Distratti gli uomini di Rued, noi giungeremo al cancello sul mare dall'acqua alle loro spalle. E una volta dentro, non lasceremo chiusa neppure una porta nel castello. Gli uomini di Rued non potranno barricarsi. La tua nave è pronta? Attende il suo momento di gloria. Hanno bisogno delle tue parole. La vostra terra è sull'orlo della caduta, bruciata e saccheggiata dal clan di Rued. Porta le cicatrici di una lunga guerra. Ma oggi ce la riprenderemo! Oggi lottiamo per la vostra casa e domani la ricostruiremo! Per l'Anglia! Per l'Anglia! L'ora è giunta. Oggi libereremo l'Anglia orientale dal clan di Rued. Per sempre. Eivor, il racconto delle tue gesta a Theotford si è diffuso ovunque. Ricordi il sogno che ti ho raccontato? Navigavi attraverso Helheim su una nave infuocata. Oggi potrebbe avverarsi. Sogni, vita. È possibile che siano la stessa cosa.
Questa notte solcherò i mari cavalcando un destriero infuocato e mi getterò nel porticare di spade. Le acque arderanno di gloria insieme a me. Preparatevi, le canaglie di Rued ci vedranno arrivare. Difesa!
Idiota! Dunque, a questo siamo giunti, ma... Orso di lupo! Due danesi che lottano per uno sporco bastardo! È proprio questo cane che vuoi! Vieni a prenderlo! Colpite di sorpresa! Attaccate da dietro! Gloria e vittoria! Schivate i suoi colpi! Il popolo dell'Angleo vuole dietro. Il nemico dei sassi viene per combattere.
Clan di miserabili! Rue! Sì! Un clan che ha razziato queste terre per due stati! Fuggi, Ruet! Finché la città trattiene la mia lama! Prima di aver prosciugato ogni risorsa disponibile! Te alla fine, Ruet! La battaglia non è ancora vinta! L'Anglia orientale avrà il suo re e non sarai tu! Quel ridicolo verme ingabbiato di essere cieco a colpire un uomo così. Nonostante i tuoi sforzi, ti attendono solo le fredde ombre di Nilfheim. Il Valhalla è il mio destino. Non lo raggiungerò certo oggi. Perché un danese lotta con tanto? Grazie. Ti sei unito a questi inetti porci senza palle? Per cosa? Per un pezzo di terra e una promessa di pace? Eivor, no! Sarà giudicato davanti a Dio, secondo la legge. Il mio regno non avrà inizio con altri spargimenti di sangue. Un altro pietoso lamento. Quest'uomo pagherà con la vita le sue violenze, secondo l'antica legge. Questa terra è di Osvald. Ne è il re e lui deciderà. Eivor si piega forse ai re? Opporsi a un re sarebbe un'infamia. Il suo onore va preservato per il bene del regno. E che ne sarà del tuo onore, Eivor? Sei disposto a sacrificarlo? Il legittimo re dell'Anglia orientale ti ha risparmiato la vita. Così sia. La compassione è una virtù che si addice a chiunque, anche a te. Grazie. Le loro idee bla. Parlare con Osvald, vedere se sta bene. Ruet è sconfitto! Alle...
Ti ringrazio di avermi ascoltato, Eivor. So quanto vale un gesto simile. Sembra tutto quasi come un sogno. Ma non stai dormendo. Bello scontro, davvero, molto bravi. Ci sei anche tu, amico mio. Se avessi saputo che eri ancora vivo, sarei rimasto a Northwich. Guardatevi intorno. Una lieta occasione e una gloriosa vittoria. E presto avrà luogo qualcosa di ancora più grandioso. Il nostro matrimonio, mia amata. Se mi vorrai ancora. E perché non dovrei? Ho combattuto male. La rabbia rovente di quel bruto mi ha sopraffatto. E non ho... Oswald, ascolta. Hai combattuto con il cuore e con l'anima. Ed è ciò che farai sempre. Vieni dunque. C'è molto da preparare. Una donna da sposare e un regno da guidare. Chi non li vorrebbe? Molti sono morti per questo. E tu, Finnir? Provi invidia per certe cose? Non direi. Il cuore arde, ma il corpo soffre. Desidero soltanto dormire un po'. Ho visto una balla di fieno là fuori. Più tardi, Eivor. Ora devo curare i feriti. Dunque ci rivedremo al matrimonio. Sì, non mancherò. Dovrei tornare a Helmenham. Il matrimonio di Oswald inizierà presto. I preparativi per le nozze sono ultimati. Ecco, dai un'occhiata. Qualcun altro serviranno sicuramente. Un pezzo veramente bello. Finito? Devo andare. Presto, presto! Il matrimonio sta per iniziare! Che meraviglia! Una celebrazione meravigliosa! È proprio da te far attendere un re alle sue nozze. Eppure alla fine sono arrivato. Ho temuto che non venissi. Sapevo che ti avrebbero incoronato. E ora eccoci qui. Senza di te sarei morto.
Un'altra speranza infranta per questa terra. Sei raggiante, Oswald. Come chi sta per sposare una donna più potente. Dici? Io sono molto in ansia. Di tutte le battaglie che un uomo può combattere, quella con se stesso è sempre la più dura. Vi dichiaro dunque marito e moglie, e in quanto marito e moglie dichiaro... Oswald di Elmenham, primo del suo nome, legittimo re dell'Anglia orientale, al fianco di Valdis, anima tempra e grazia di questa terra. Fatta, reggente. Un re siede sul trono dell'Anglia orientale. Non solo le mie gesta sono da celebrare, ma le nostre. Puoi tornare a sognare di fiamme e di Helheim. Credo di essermi smarrito tempo fa. Difficile dire quando. Non vorrei essere qui, non l'ho mai voluto. Questo era il sogno di Halfdan e io ho dovuto realizzarlo. Nei miei sogni navigo sempre, ricordi? Con la barba al vento e le labbra piene di sale. Rivorrei indietro quella vita. Solo il tempo dirà se potrò mai ritrovarla. Fino ad allora, forza! Mangiamo, beviamo, dimentichiamo il dolore! Non hai niente da bere. Risolviamo subito. Non c'è che dire. Ci vuole del fegato per ubriacarsi davanti al nuovo re. Un fegato come il tuo? A Odino e alla sua gloria eterna. E al nuovo re dell'Anglia orientale. Possa il suo regno essere lungo e prospero. Non male, morso di lupo. Ma scommetto che non riusciresti a bere più di me neanche se volessi. Povero illuso. Forse, ma ti sfido. Cosa rispondi? Ti batterò in men che non si dica. Ne sei convinto?
Vedremo se riuscirai ad avere la meglio sul campione dell'Anglia orientale. Rendiamo la cosa interessante. Scommettiamo dell'argento. Cosa ne dici? Accetto. Sì, per brindare. Scon! Bevi ancora. Non è un basto, un pretendente. Birra è forte, brother. Ma io lo sono. Ebbene. Tieni. Il cinghiale è simbolo di fertilità. Lo sapevi? Così come Freyr. Qual è il punto? Sei impressionante, Eivor. La tua saggezza in battaglia, la tua forza di spirito. Sei abile in così tante cose. Eppure mi chiedo, possiedo io qualche abilità in grado di impressionarti? Persino uno stolto ha qualcosa da insegnare, che ne sia consapevole o meno. Sì, sì. Ma potrei insegnarti a impugnare la mia spada? Questo corpo è casto, amico mio. Non mi interessa la tua spada. Ah, credevi che... No, no, non dicevo sul serio. Avanti, beviamo e festeggiamo. Non me lo faccio ripetere. Oh, hai sentito? Mi ha chiamato mio fratello? Credo che... Sì, dovrei andare. Rotir! Ammirate quanto sono aggraziato. Sei aggraziato con... Ecco come si danza ad Eivor. Freda! Eivor! Morso di lupo, ammira i miei vasi. Quale robustezza. Indistruttibili da qui, non credi? Tutt'altro, Rotir. Si romperanno al volere delle mie armi. Anche dopo aver bevuto l'idromele, se ci riesci sarai ricompensato. Tieni gli occhi aperti e assisti alla mia vittoria, sciocco ubriaco. Ha assaltato il castello e ha piegato lui e l'ha risparmiato per farlo giudicare. Che io credevo alle mie orecchie. Ecco, così! Come sempre, una sfida da nulla per il morso di lupo. Ah, una sfida da poco. Notevole, notevole! Tieni, come promesso, ora goditi la festa. Eivor, Eivor! Sei
dei Sassoni vaga da qualche parte quassù, vero? Io non l'ho mai visto. Dicono che le sue vie siano misteriose. Guarda, la luna. Ora si muove libera, ma un giorno sarà divorata da un lupo gigante e la notte si farà nera per sempre. Ti senti bene? Finalmente ho riassaporato la gloria. Ed è stato magnifico, sì. Ne sono felice. Ora... Mi sono sempre sentito come Skoll, Uhati. Cercavo di inseguire e afferrare i desideri di Halfdan. Ma ora ho raggiunto il mio sole e la mia luna e li ho presi e... Io non lo so più. Puoi lasciarli andare, salpare per altri lidi. La mia nave è nel Valhalla, o non lo ricordi? A baffa fiamme. Forza, torniamo sulla terraferma. Gira tutto quanto. Sei molto forte. E tu molto pesante. Perdonami, Eivor. Ho vissuto un'ultima gloria. Dovrei essere felice. E lo sono. Grazie. Non deve essere l'ultima. Non l'ultima. Ora basta con i divertimenti. Dovrei controllare come sta Oswald. Eivor, terrò un discorso per gli ospiti. E vorrei che ci fossi anche tu. Finora è stata una degna cerimonia. Cerchi ancora divertimento? Sono pronto ad ascoltare il tuo discorso. Bene, vieni, vieni, seguimi. Amici, onorati ospiti, abbiamo conosciuto tempi difficili, scanditi solo dal lutto e dalla sofferenza. Ma non sono i conflitti a definirci. È la compassione. Che la compassione ci guidi sempre, anche quando il nemico sceglie di rifiutarla. Dunque, ai danesi, nostri amici e vicini, dico grazie per il coraggio dimostrato nella nostra comune battaglia. Quanto ai miei compagni cristiani, che possiate sempre essere degni esempi della grazia di Dio. Luce nelle tenebre. Io vedo il futuro dell'Anglia orientale proprio qui, proprio ora. In tutti voi, sia danesi che sassoni. Al nostro futuro! I suoi insulti restano ancora un po' deboli, ma il re ha coraggio. E ad Eivor, colui che ha reso tutto questo possibile. A nome dell'Anglia orientale, e questo bracciale sia prova della nostra lealtà al clan del Corvo per il sostegno che oggi ci ha concesso. Vuoi condividere la tua saggezza con noi? Non sono solito approfittare di un trionfo altrui, ma vi dirò questo. L'Anglia orientale è al sicuro. Sotto la sua protezione, sotto la sua guida, sotto la sua ala. Il buon re Oswald ti sosterrà per molte lune a venire. A Oswald! Skoll! 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 Ascoltate tutti, la corsa nuziale sta per avere inizio e ricordate che nessuno abbia la meglio sui due sposi. Ai vostri posti e preparatevi per la corsa nuziale. Il re e la sua sposa contro tutti. Mio re, lui... La tua pecora da guardia è stata dosata a dovere. Oswald! Re dei fotti pecore! Fatti vedere! Io ti sfido! E io accetto. Thank you.
Oswald è un re, e un re deve avere un campione. Mi batterò io per lui. Ha sfidato me, Eivor. Tu combatti una battaglia più grande. Devi ricostruire questa terra. E un re morto non può mantenere promesse. Lascia che me ne occupi. Oswald, porco codardo e senza palle. Sventrerò il morso di lupo e ti impiccherò con la tua stessa lingua. Sempre in mezzo ai piedi! Anglia può anche bruciare, per quanto me ne importa. Speravo non si giungesse a questo. Troppe morti, troppa rabbia. Ciò che è fatto, è fatto. Te ne andrai ora? Devo. Questo deve essere un giorno di pace e di gioia. Io le ho perse entrambe. Eivor, hai reso un grande servizio all'Anglia. Ti ho promesso un'alleanza e l'avrai. E un giorno dovrò chiederti di dimostrare la tua lealtà. Dovrei cercare Fenrir e salutarlo prima di andarmene. Salute, Eivor! Ti stai perdendo la festa. Ho festeggiato abbastanza. Devono tanto a te quanto a Oswald. Ero un uomo in disfacimento, Eivor. Pensavo che sarei morto come un vecchio fallito. Ma ora il mio cuore brucia di nuova fiamma, di rinnovato ardore. Voglio una vita piena e una morte fiera. La gloria non ha età, Fenrir. Salpa con me. Avrai una mente saggia e una robusta ascia in più. Con te? Insieme. Prendo le mie cose. Sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la...
Ehi, come stai? Eivor, sia lode a Tyr. Ho sentito gridare. Qualcosa non va? Holger mi ha derubato e io esigo che sia punito. Derubato è una parola crudele. Il cervo ruba forse l'acqua al fiume quando si abbevera e la mucca deruba forse un campo quando bruca. Eivor, la faccenda richiede un giudizio assennato. Vorresti? Ma certo. Andate con ordine. Forza. Ma bene. Sembra proprio che ogni scusa sia buona per continuare ad ambire a quella posizione, vero? In assenza di Sigurd, chi ha più diritto di risolvere queste dispute? Potresti lasciare che se la risolvano da soli, ma vorrebbe dire mollare la presa, non è così? Ricominciate. Spiegatemi che cosa è successo. Comincio io. Vengo ingiustamente accusato da questo sassone filisteo. Fili cosa? Mi stai deridendo? Silenzio, vi prego. Ascolterò i vostri reclami, prenderò una decisione e forse stabilirò un risarcimento. Chiaro? Rowan, qual è la tua versione degli eventi? Ah, come ben sai, io e Holger siamo vicini. Tanto vicini che spesso lo sorprendo a prendere i miei attrezzi dalla stalla. In prestito! Holger, lascialo parlare. Furti, prestiti. In ogni caso, gli ho sempre permesso di utilizzare qualunque cosa volesse. Ammiro molto la vostra generosità norrena e volevo adeguarmi. Ma questa mattina Holger ha oltrepassato il limite. Sono entrato nella stalla e ho visto la mia meravigliosa, dolce giumenta con la coda tagliata. Di netto! Non un crine in vista! Ammetto che i miei primi sospetti sono ricaduti su Holger. E avevo ragione. Infatti, l'ho visto proprio mentre brandiva un pennello di crine intinto nell'indaco e lo trascinava su un foglio. Dipingevo, Rowan. Era un dipinto. Che descrizione rozza! Lo senti? Testardo e arrogante. Ci vorranno anni prima che a Alfgifu ricresca tutta la coda. Esigo un risarcimento. Ho capito. Grazie, Rowan. Holger, sentiamo la tua versione. Eivor, tu sai da anni che io sono uno scaldo. Mi hai visto portare vita e gioia e saggezza con i miei poemi. E sai che la mia opera richiede una certa, per così dire, libertà di utilizzare varie risorse per comporre i miei versi. Spesso, in mancanza di strumenti adatti, mi servo di nuovi oggetti. Il bastone di Alvis, l'inchiostro di Tove. Mi sono sempre stati dati volentieri. Hai scotato il mio cavallo per fare un pennello, brutto... Rowan? Come dicevo... Stamani, all'apice dell'ispirazione, ho intuito che il mio ultimo lavoro avrebbe richiesto un tocco di pennello. Avrei potuto usare dei rametti, del tessuto, le mie mani, ma no! Serviva qualcosa di più delicato per avere il pennello perfetto. Servivano morbidi crini di una bella cavalla e così ho sfruttato una risorsa locale. Hai tagliato la coda di Alfgifu! Senza permesso! Era l'alba! Ho preferito non svegliarti! Grazie, Holger. Ho compreso la tua posizione. Credo di aver sentito tutto. Se volete... La mia cavalla è ridicola, Eivor! Non è più graziosa di un asino! Devi fare qualcosa! Non confondere il crine con la bellezza! La cavalla è ancora splendida e la coda ricrescerà molto presto. Fate silenzio e ascoltate. Holger, Rowan è chiaramente nel giusto.
Hai privato il suo cavallo della coda senza permesso. È stato un prestito, un prestito. La certezza della ricrescita non lo rende un falso crimine? Questo è un doppio crimine, Holger. Le due vittime sono illese, ma tu hai preso senza chiedere. Poiché il valore della cavalla si è notevolmente ridotto, ne pagherai il prezzo di mercato. Ma la cavalla non era in vendita! Rowan, ammettilo! La decisione è presa, Holger. Paga ciò che devi e tornate di nuovo amici. E se pago, potrò tenere la cavalla? Paga il dovuto e chiudi la faccenda. Rowan, sei soddisfatto ora? Lo sono. Grazie, Eivor. Bene. Con la benedizione di Tyr, questo è tutto. Potete andare. Tornate alle vostre case in pace. Mi permetteresti di pagare con un vivace dipinto? Dopotutto... Oh, salute, Eivor. Buona giornata. Quel Holger, che personaggio. Quasi lo invidio. Vede ogni cosa attraverso una lente opaca e vive nel suo mondo fatato. Non c'è nulla che possa turbarlo. Non farti tentare troppo dall'idea. Tu mi servi così come sei. Un'altra alleanza. L'Anglia orientale di Re Oswald ci è amica. Ti chiameremo Eivor, il cercatore di re. Notizie interessanti. Re Ceolwulf ha inviato Ceolbert nello Shropshire. Spera di metterlo a capo della contea. Buon per Ceolbert. Sarà un grande aldermanno. Ha appreso molte cose da te. Gli ho dato un assaggio di conoscenza. Il resto dovrà impararlo da solo. Un'altra cosa. Non so se hai saputo, ma Svende ci ha lasciati da pochi giorni. Il nostro amico si è spento nel suo letto. No, non lo sapevo. E come sta Tove? Sarà disperata. È molto dura per lei. Trascorre molto tempo davanti al suo tumulo. Parla con lei, se ne hai il tempo. La voce del nostro florido insediamento è giunta lontano. Guardati intorno. Potresti scorgere delle facce nuove. Randvi, stai bene? Mi sembri distante. Sto bene. Sono solo un po' stanca. Ma sto bene. Guardiamo la mappa. Non prima di aver saputo cosa non va. Oh, io credo di sentirmi in trappola. In questa stanza, nell'insediamento, in questa vita. Non posso aiutarti con la tua vita per ora, ma posso farti uscire di qui. Cosa ne dici? Non saprei. C'è molto lavoro da fare. Ferma. Dimentica alleanze e responsabilità per qualche ora. Faremo una cavalcata verso Grantbridge o qui nella zona. Così cambierai aria. Sarebbe bello, anche se ora non è possibile. Ma grazie, Eivor. Forse un'altra volta. Bene, che cosa ti serviva? Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Dimmi dell'Oxenfordshire. Sigurd mi ha detto che è impegnato lì. Ah, sì. Sigurd è lì, in effetti. Chiede che tu lo raggiunga al più presto. Si è unito a un Thane ribelle di nome Giedrich e spera di imporlo come aldermanno in cambio di un'alleanza. C'è una birreria nel centro di Buckingham. Sigurd ti aspetterà lì. Raggiungerò mio fratello allora. Dov'è Buckingham? Lungo il fiume Great Ouse che divide l'Oxenfordshire. Sigurd sarà lieto di rivederti.